Oh oh oh, buon Natale a tutti quanti, anzi quasi buon Natale a tutti quanti dall'SMT Airsoft, in particolare da S, sono qui per il mio secondo commentary. Mamma mia, ancora davanti al PC, qui a commentare questa giocata fatta sempre nel nostro urbano con il mio fantastico, mega, iper fantastico fucile P90 customizzato da T. E qua vediamo subito. No. Sopra la finestra. Ecco qua il quarto uccisione. Boh, torno dentro per cercare di cambiare posizione. Qual è la respawn nemico? E quelli erano nemici che ci bloccavano e non ci permettevano di avanzare. Ovviamente cercherò di velocizzare tutte le parti di transizione, possiamo chiamarle, perché odio far vedere queste parti a velocità normale perché occuperebbero troppo spazio. Qui cerco di andare velocemente nel piano superiore per vedere se effettivamente c'era o no qualcuno, ma ho sbagliato complesso di appartamenti, era nell'altro. Qua un mio amico viene ucciso, qua chiamo un amico e insieme andiamo di qua. E secondo complesso di appartamenti. Sono su? Da dove viene il suono? Di lontano, senti questa voce qua, viene su. Non lo so. Sì, vengono da sopra. Luce il singolo e mi avvicino. Spero di beccare di spalle per poter fare delle touch kill o chiamare l'uccisione, perché se sei troppo vicino preferiamo non sparare e chiamare direttamente fuoco fuoco fuoco. Morto 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 morto. Ciao ciao. Oh, anche tu. Ciao ciao. E loro due? Ah, morto. 5 uccisioni. Chi che mi ha ammazzato? Bella! Non l'avevo minimamente visto. Fatto fuori qui in alto pezzo di giocata. Vai Flavio. Io e Flavio, quel ragazzo che si è visto all'inizio, stiamo andando a cercare di prendere la bandiera che sapevamo essere nell'appartamento nemico. Qua sento che al di là di questo muro dei nemici, suppongo due, che sparavano a Flavio, quindi ne approfitto. Oh, ma che bel piedino! Ah, sei tu, ancora tu. Vieni avanti, Flavio. Ce n'è uno nell'angolo. Ne vedo uno lì dietro l'angolo. Però mi sono già questo uccidere. Cazzo! Andiamo avanti, andiamo a cercare l'uomo portabandiera. Oh, 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 ho preso la bandiera. Qua la sto cercando di portare all'obiettivo, che è quell'angolo lì, che si trova precisamente davanti al respawn nemico. L'abbiamo messo qua sia per facilitare l'attacco della squadra nemica, sia per rendere più difficile la nostra difesa, perché una volta morto dobbiamo andare dalla parte opposta del campo. Bandiera nell'obiettivo, ripeto, bandiera nell'obiettivo, venite dammi una mano a difenderla. Ripeto, voglio una mano a difendere la bandiera. Sì, da dietro è libero, da dietro è completamente libero, muovetevi a venire. Ho tagliato, ho continuato a switchare dalla parte all'altra, destra e sinistra per vedere se avevano nemici. Il problema è che mi sono dimenticato di guardare su. Preso! Qui ho tagliato tutte le lodi al signore che ho fatto in quel momento. E qua si vede un inizio di un'altra giocata. Poi mi coordino con la squadra. Tetto, vado a fare giù da dietro, te li ammazzo tutti, vai a prendere la bandiera. Dammi conferma che hai capito. Infatti qua Eneg mi dice che lui sta facendo il giro da dietro, da respo a respo, questo corridoio lungo qua.
Ci sono dietro. No. Beh, mi sono stato dietro tanto, devo dire. Mamma mia, quanto sono veloce. Oh. Superman una pippa mi faceva. Ovviamente io non ho velocizzato il video qua, assolutamente. Questa qua è la mia reale velocità. Io mi muovo così, a scatti. Ora, capisco che ci sono dai 2-3 nemici su. Qua si vedrà tutto buio, quindi vi spiego che succede. C'era uno scudo, giocavamo con uno scudo in questa giocata. E succede questo. Qui c'è uno davanti a me. Qua, proprio qua. Quarto esce. Mi manca solo uno. Dai, eh. Emma! Avete visto lo scudo? Eh sì, Emma sono io. Eh sì, stavo parlando da Sony in quel momento. Poi decido di andare a prendere la bandiera. Vado a prendere la bandiera. Dato che avevo liberato il primo piano nemico. E riesco anche a recuperarla tranquillamente, senza nessun pallino che mi perforasse di dietro. Fanno piuttosto male. Qua sempre la solita velocità. Cerco di fare il giro da dietro, sperando che non ci fossero nemici. Il problema è che il pallino poi mi perforerà da dietro. Cerco di portare a vedere l'obiettivo, ma preso! Aia! Chi cazzo è stato? Vi odio! Detto, andiamo. Sempre adesso giocato, ho tagliato il pezzo in cui tornavo dentro. A respawn. Seguimi. Con chi? Chi sei? Andiamo. Cercando di andare a prendere la bandiera, succederà una cosa strana. Il mio fucile spara 28 colpi al secondo. Dov'è la bandiera? Cazzo spari dopo di me! Sparo un bel po' contro questi due ragazzi, quello dietro però mi spara. Allora io ho tagliato veramente la parte del ma perché mi hai sparato, però non siamo riusciti ad arrivare a una conclusione. Mancavano 5 minuti alla fine, siamo io, Neg, quello di quel che sta facendo il giro da dietro, col mio MP5 già visto nel primo commentary, e con letto con la luce era T. I nemici sono là che stanno difendendo la bandiera. Prego. Ammazzo uno e faccio capire che ci sono solo io, mentre Neg sta facendo una strage. Sì, prendi la bandiera. Ce n'è uno là dietro colonna. Prendi la bandiera. E intimo al nemico di prendere la bandiera. Mentre io. Prendi la bandiera. Tengo impegnato quella persona. Dai, prendi la bandiera. Vai, torna indietro. Su. Portali. Vabbè, la porto io. Peccato che hai vinto, ok. bravo, no, ma hai fatto benissimo, però ottima giocata, bravo.
mi è arrivato là nei gioielli. Mamma che male. Ragazzi, il commentary anche per questa volta è finito. Ho fatto vedere le parti più divertenti della mia giocata. Vi spero davvero che vi sia piaciuto. E come al solito commentate, lasciate un like, un bel pollicione in su, solite cose che, diciamo sempre ogni fine di video. Quindi, cari ragazzi, spero che vi sia piaciuto. Se avete delle idee per migliorare questa serie, per favore scrivetele nei commenti. E alla prossima giocata. Ciao ragazzi. Come è più comodo, difficilmente vai a mirare. Sì. Siccome è talmente leggero, ripetiamo la leggerezza di questo fucile. Questa bella maniglionza. Buttamela giù. Aspetta, faccio lei. Ok, mi sembra che devo tirare. Madonna. Panko! Panko, sono io, Panko!